Ciao a tutti ragazzi, io sono Dini, benvenuti e bentornati sull'altro fumetto. Benvenuti in Fumetti senza zucchero, la rubrica in cui davanti a un buon caffè non zuccherato chiacchieriamo di fumetti in generale del mondo nerd. Prima puntata di questa terza stagione dell'altro fumetto. In realtà avrei un sacco di cose di cui parlarvi. Di alcune vi parlerò adesso, di altre vi parlerò in un altro Fumetti senza zucchero, perché mi sono accorto che era tanta roba. L'altro Fumetti senza zucchero sarà una specie di anziano edition in cui mi lamenterò di una serie di film e serie TV. Abbiate pazienza. Com'è andata l'estate? Ve l'ho già chiesto, lo so, nel video acquisti. Spero comunque tutto bene, spero che dalle vostre parti non stia diluviando come sta più o meno facendo a Torino, però siamo a settembre, tocca tenersi settembre così. Ma andiamo subito sul pezzo. Volevo parlarvi molto, molto, molto velocemente di Stranger Things. Sicuramente, nel senso, se volevate vederla, l'avete probabilmente già vista la terza stagione. Se non l'avete vista, perché probabilmente non me ne frega niente e ci sta. Comunque, non farò spoiler, non vi preoccupate. Volevo fare un piccolo esame, dire giusto due parole di ogni personaggio, ma soprattutto, cioè, principalmente, anzi solamente dei ragazzini di Stranger Things, perché ho notato alcune cose. Ma partiamo subito. Will, ho freddo, sta arrivando, praticamente un radar umano per tutta la stagione. Max, ecco, cos'è successo a questo personaggio dalla seconda alla terza stagione? Cioè, come si è trasformata dalla nerd skater campionessa di videogiochi in una fashion coach nella terza stagione? Dustin, ovvero se sei nerd e vuoi una fidanzata, non solo devi essere un genio e inventare apparecchiature complicatissime, ma devi anche umiliarti cantando canzoni di film davanti a tutti i tuoi amici. Lucas! Buh. Mike, ovvero, neanche io faccio niente per tutta la stagione, ma limono con 11, quindi sono un figo. E infine 11, ovvero poteri incredibili dentro un adolescente instabile? Cosa mai potrebbe andare storto? Sì, tutto sommato a me questa terza stagione non è dispiaciuta per niente. C'è a chi è piaciuta, c'è chi ha fatto molto schifo. Ho visto il video di Sinergo. Tra l'altro, se la serie per caso vi è piaciuta la terza stagione, andate a vedere il video di Sinergo, che la critica molto e effettivamente ha ragione su diversi punti, anche secondo me. Però tutto sommato l'ho gradito, l'ho apprezzata, non mi ha dato assolutamente fastidio. Secondo me la cosa particolare di Stranger Things è il fatto che, se con la prima stagione dovevano comunque mostrare tutto il mondo di Stranger Things e quindi sperare che comunque venisse apprezzato, ed è stato molto apprezzato, e con la seconda stagione dovevano confermare questo affetto dei fan, quindi far vedere che la prima stagione non era un fuoco di paglia, ma c'era un bel lavoro costruito dietro, e effettivamente ci sono riusciti. Anche la seconda stagione, appunto, ha avuto molto successo. Con la terza stagione, secondo me, erano un po' più tranquilli, quindi potevano fare un pochino più quel cazzo che volevano, in poche parole, perdonate il termine, perché effettivamente quello che hanno fatto, cioè, nel senso, ci sono alcune parti che non so se fosse stata una serie nuova avrebbero mai usato così tanto, tipo la canzone di Dustin in quel determinato momento, che era proprio stata una roba al limite del trash, che a me ha fatto molto ridere, ci stava, a me va bene. Però anche loro, secondo me, hanno detto, sai che c'è? Ormai la gente se la guarda, Stranger Things. Piace, sdiamoci. L'unica cosa che critico un po' di questa serie è che l'ho trovata un pochino quasi uno spin-off delle precedenti due. Cioè, perché per quello che accade, e sto cercando appunto di non dirlo per non spoilerare nulla, io ho una ciglia nell'occhio, ma non so quanto può interessare, però almeno mi giustifico il fatto che mi sto infilando la vita negli occhi. La cosa che un pochino mi ha lasciato perplesso è appunto che sembrava una specie di spin-off, perché dal sottosopra, da questa cosa incredibile tutto quanto, sottosopra che non si vede praticamente in questa stagione, c'è un qualcosa che si è distaccato dal sottosopra, cioè che è rimasto nel mondo e succede una roba, non so, c'era qualcosa che non mi è sembrato un po' piccolo rispetto a tutto quanto la trama. È anche vero che è venuto ormai meno tutto il mistero, perché nella prima stagione, non so se ricordate, comunque non si sapeva chi era 11, non si sapeva tutta una serie di cose che poi sono state spiegate nella prima e nella seconda stagione. Ora si sa più o meno tutto, quindi il mistero si cerca di creare, ma è molto più difficile, perché ormai la storia è quella, hai capito in che mondo ci si muove. Verrà fatta una quarta stagione, voci dicono che la quarta sarà l'ultima, vedremo, perché ormai ha fatto troppo successo per chiuderla con la quarta. Ripeto, non mi è dispiaciuta, però andiamo avanti, se no prendiamo solo di Stranger Things. Volevo parlarvi della saga di The Purge, detto anche La Notte del Giudizio, l'ho detto anche come La Notte dell'Odio, comunque The Purge. Sono quattro film, il prossimo anno dovrebbe uscirne un quinto,
ed è stata fatta anche una serie che trovate su Amazon Prime. La serie non l'ho ancora vista, ho visto i 4 film. Qual è l'incipit di questa saga? Il fatto che in America una notte all'anno ogni crimine è concesso. Tutto. Rubare, stuprare, uccidere. Questo perché? Perché i nuovi padri fondatori, questo partito con idee molto particolari, tra cui questa, hanno creato questa notte perché sostengono che l'umanità comunque ha un animo violento, quindi permettere alle persone di sfogarsi una notte all'anno può essere utile alla società, può fare del bene. E effettivamente in questo mondo che vediamo nel primo film, in cui questa questa notte dell'odio, questa, mi viene il termine come lo chiamano nei film in questo momento, ma mi verrà a mente, ve ne parlerò sicuramente, questo sfogo, ecco, si chiama lo sfogo, effettivamente serve, perché vediamo un'America che ha livelli di disoccupazione bassissimi, livelli di criminalità bassissimi, l'economia è super fiorente, tutto grazie a questo sfogo, perché appunto loro dicono che sfogarsi una volta all'anno fa bene. Però gli oppositori invece sostengono che non è per quello, è che chi è che non si può difendere in questa notte? Chi è che non si può barricare in casa con complicati sistemi di sicurezza o che non si può comprare le armi? Fondamentalmente i poveri, che sono la parte ovviamente meno produttiva della società. Quindi sono quelli che assorbono denaro più che immettono nella società. Quindi in questa notte cosa succede? Che i ricchi vanno a caccia dei poveri e li ammazzano, quindi sterminando parte della popolazione meno ricca della società, ovviamente l'economia torna a fiorire, ma in realtà è stato commesso una mattanza, cioè torna a fiorire in maniera malata. La cosa interessante è che queste cose non è che ti vengono spiegate con uno spiegone all'inizio, cose così. Ti vengono buttate lì durante il primo film, e questo appunto è solo l'incipit, perché poi andando avanti con i vari film scopriremo molte altre cose di questo partito, di questa notte del giudizio, di come è nata, di cosa c'è dietro. E questa è la parte molto interessante. Comunque queste notizie non ti vengono proprio spiegate. Vedi un personaggio che magari guarda il telegiornale, uno in un'intervista dice no, perché siamo contrari, perché vengono uccisi i più poveri. Quindi cogli piccoli indizi di cos'è questa notte del giudizio da piccoli momenti. Questa cosa mi è piaciuta un sacco. L'incipit mi piace tantissimo. I film hanno dei momenti un po' banali, un po' trash, detto proprio sinceramente. Nel primo film vediamo una famiglia il cui capostipite, il cui padre di famiglia praticamente lavora per un'azienda che si occupa di sistemi di sicurezza. Quindi immaginate in questo mondo in cui i ricchi, che durante la notte dello sfogo non vogliono assolutamente essere disturbati, si comprano questi sistemi di sicurezza in cui vengono blindate tutte quante le finestre, le porte e tutto quanto. Quindi questa famiglia è diventata ricca grazie allo sfogo, perché lui ha venduto un sacco di sistemi di sicurezza. Quindi vediamo questa famiglia nella loro casa, che vogliono, appunto durante lo sfogo saranno chiusi in casa, però vedremo delle persone che vorranno entrare. Non vi dico molto di più, però è molto bella questa dinamica d'horror, comunque col fatto del loro barricati dentro e qualcuno che vuole entrare, qualcuno che è già dentro. Però se volete vederlo, io vi consiglio, a me è piaciuto molto. Bello il fatto che invece nel secondo la dinamica cambia, quindi vedremo delle persone che per un motivo o per l'altro si trovano in strada durante lo sfogo, anche se non vogliono partecipare allo sfogo. Quindi so, c'è un ragazzo e una ragazza che gli si rompe la macchina e quindi non riescono a tornare a casa, quindi si trovano in mezzo alla strada durante lo sfogo. Ovviamente nello sfogo succedono le peggio cose, cioè la gente impazzisce, si maschera, comincia ad andare in giro a massacrare la gente. Quindi comunque a me è piaciuto molto questa saga. È vero che ha veramente dei momenti trash, soprattutto andando avanti. Se i primi due film ok, il terzo, ma soprattutto il quarto, ci sono dei momenti delle americanate, mamma mia, agghiaccianti, cioè agghiaccianti proprio. Non ho ancora visto la serie, molti mi hanno detto che è molto figa questa serie, la serie, che si trova su Prime Video, di The Purge appunto, me la voglio vedere perché comunque mi è piaciuto, cioè mi è piaciuto tanto questo The Purge, lo ammetto. In più, ironia della sorte, ho scoperto che a novembre dovrebbe uscire in America i Funko Pop della saga di The Purge, e io vorrei recuperarmi questo qua, che in realtà è un personaggio che compare nel secondo o terzo film, in questo momento non me lo ricordo, mi pare terzo film, ma veramente compare per tipo 30 secondi forse, o anche meno, però comunque è rappresentativo della questa visione dell'America malata che per andare avanti massacra tutti, fa queste specie di Hunger Games, survival per una notte. Però è figo, io vi consiglio di vederla questa saga. A me è piaciuta un botto rispetto, ripeto, superate le mille americanate. Comunque, mi raccomando, vanno visti nell'ordine in cui sono usciti, perché
hanno un motivo, piano piano ti spiegano delle robe su questa notte. Mi sto dilungando eccessivamente, volevo dirvi che a novembre uscirà su Netflix la seconda stagione di The End of the Fucking World. Vi ho detto mille volte che ho visto la prima, mi è piaciuto un sacco. Avevo finalmente recuperato il fumetto che, ahimè, ammetto di non averlo ancora letto. Lo devo assolutamente leggere. Ed è uscito anche il trailer dell'anime di Uzumaki. Non so se l'avete visto, mi è capitato di vederlo, non è che mi abbia entusiasmato, sembra tutto sommato l'immagine del manga animato, non mi ha detto un granché. Vedremo cosa ne sarà. Andiamo un pochino avanti, anche perché sennò ci stiamo dilungando troppo. Tra l'altro, nel prossimo Fumetti Senza Zucchero, di cui vorrei parlarvi del... Ho visto le prime due stagioni della serie di Sabrina, il reboot di Sabrina, ve ne parlerò. Vi parlerò di... Ho visto la seconda stagione di Mindhunter, non vi dico niente, però ne parleremo. Ma adesso andiamo avanti. Vi avevo accennato di Killer Show, vi avevo accennato il fatto che non mi era piaciuto tanto. La trama vede un omicidio, un ragazzo e una ragazza che si appartano per farsi le coccoline intime, o comunque per fare quel cacchio che gli pare, e la ragazza viene uccisa, ovviamente viene subito accusato il ragazzo, e quindi vediamo in tutto quanto il volume questo circo mediatico in cui in televisione viene costantemente accusato, anche se non ci sono reali prove, viene accusato il ragazzo. Quindi è tutto incentrato sul... su come i media deformino la notizia semplicemente per fare spettacolo. Ora, argomento interessante, argomento molto figo, questa cosa, questa idea mi è piaciuta, ve l'ho già detto appunto nel video acquisti. Interessante il fatto che tutto sommato leggendolo non mi stupisse, perché quello che accade veramente, cioè veramente gli show in cui cercano di far piangere i genitori di lei dicendo oh ma vi manca, cose così, queste cose veramente agghiaccianti che accadono appunto realmente. La cosa che non mi è piaciuta è che tutto sommato verso la fine si perde un po' quest'idea di questo accanimento mediatico e si va un pochino più sul caso, cioè su chi ha ammazzato veramente questa ragazza, che in realtà è interessante, sì, ma fino a un certo punto, perché tutto sommato tutto il volume era in più incentrato sull'accanimento mediatico, quasi non era interessante che avesse ammazzato veramente la ragazza. Ma non è tanto questo, perché ci sta anche che mi dici che alla fine chi è stato veramente, se è stato ragazzo, se non è stato ragazzo, se è stato qualcun altro, perché. Il fatto è che quando viene spiegato chi è stato e perché, la spiegazione è un po' una merda, perdonatemi se ve lo dico, è proprio un po' alla... perché la cattiveria è dentro tutti. Boh. Cioè, mi ha proprio deluso, cioè, alla fine non... Per spiegarlo così, piuttosto non lo spiegare. Preferivo, guarda, che non diceva alla fine chi era stato veramente, ci si concentrava solo sull'accanimento dei media. Così mi ha veramente deluso il finale, buttato un po' così, non mi ha fatto impazzire. Poi, per concludere, ho letto i due volumi, che guardate che carini, l'ho composto bene, sì, i due volumi che compongono la seconda parte del crossover tra Morgan Lost e Dylan Dog. Allora, non mi è dispiaciuto. Ho messo una pietra sopra sul fatto che, ok, c'è Dylan Dog, quindi ci deve essere il soprannaturale. A me Morgan Lost piaceva quando si occupava di serial killer e non c'erano elementi soprannaturali, perché secondo me la Bonelli, nel senso di cose soprannaturali, ne ha già viste, riviste, ne tira fuori molte, mentre una cosa specifica sui serial killer non c'era tanto. Però Morgan Lost poi ha avuto anche inserimenti di soprannaturale, di misticismo, va bene tutto. Comunque non sto più seguendo la serie, perché ve l'ho detto mille volte. Allora, non mi è dispiaciuta questa seconda parte. Sono sincero, appunto, c'è del soprannaturale, va bene così, c'è Dylan Dog in mezzo, quindi ci sta anche il soprannaturale. C'è solo un particolare, che non vi dico molto perché se magari non avete letto la prima parte non ve la voglio spoilerare, però la storia continua da dove si è interrotta la prima parte e tutto sommato la vicenda si conclude a metà del secondo volume. E io quando si conclude abbastanza chiaramente ho detto, ok, ma... E adesso? Cioè, nel senso, già questi volumi sono abbastanza... hanno poche pagine. Cosa succederà nell'altra metà del volume? Beh, nell'altra metà del volume c'è Morgan Lost che indaga su un caso che non solo viene sviscerato e si conclude in metà volume, ma in più lanciano l'incipit per la continuazione di questo crossover. Quindi in metà volume noi vediamo un caso che si sviluppa e viene risolto. Quindi... potete immaginare con quale velocità in tipo 3 pagine succede tutto, e in più vengono lanciati gli elementi che ho trovato un po' forzatini per continuare questo crossover.
Io non lo so, tra l'altro questo, la seconda parte del crossover è uscita a settembre 2019, la terza o quarta forse stagione di Morgan Lost uscirà a novembre, perché va bene, c'è mezzo Luca, quindi bisogna farla uscire a Luca, ok. Io non so quanto prendere tempo vada bene per Morgan Lost, cioè prendete tutto il tempo che volete, però io continuo a sentire gente che si lamenta della serie di Morgan Lost, cioè nel senso, gente che la leggeva e piano piano sta perdendo sempre più lettori. Non lo so, cioè a me spiace, ripeto, è un personaggio che ho sempre adorato, questo crossover anche ci stava pure, la seconda parte però, cioè sembra che ogni volta debbano svaccare all'ultimo, cioè... Vabbè, penso che continuerò il crossover più che altro per curiosità, non leggerò Morgan Lost le prossime stagioni, non so più a chi chiedere come andrà avanti, perché tutte le persone che conosco che lo leggevano piano piano stanno smettendo di leggerlo, perché quindi sono curioso di sapere come va avanti, ma non lo continuerò. Vi ringrazio per aver guardato questo Fumetti Senza Zucchero, probabilmente infinito, ho detto, non so quando ne uscirà un altro, perché ci sono alcune cose di cui... vi vorrei parlare, che tendenzialmente la maggior parte non mi sono piaciute, quindi mi trasformerò in ancora più vecchio di quello che sono per lamentarmi, perché sono un anziano noioso. Vi invito a iscrivervi al canale, a seguirmi su Instagram, seguirmi su Facebook, e noi ci vediamo alla prossima.